c'è. Un barrata assai, eh? Un barrata assai. Remo che dici? Prima. Poco fa parlavo con un Cavani, ci dice a fare il bonifico, vabbè, il consigliere comunale, l'indotto, ci così un po'. Vabbè. Generalmente, eh? Vabbè, buono. Vabbè. Tutti con l'Enio. Ma però sai perché ora? Tutta una volta ora sì. Prima no. Uscafì, ora Enio. C'è una volta. E uscafì. Io sono per. E l'asse lì. Se non si inguina. Vabbè. Però se per non inguinare. Vabbè. Sai chi va a chiudere, vabbè. Cioè, nel senso, deve venire l'istituzione, mi deve venire a dire, certificato, dopo che cose. A te. Do collamento, ho collito, va bene, lo collito. E a dire. A te. Sì, l'Anic ha inguinato con forza. Quindi per non inguinare l'hanno chiuso. Va bene, chiudito. Va bene. Ma bene lo collito, va bene. Sì, a te, ben a dice. Va bene. E allora finalmente. E infatti, vero? Si sono decisi. Ma meglio, non va, l'importante è che si fa. E alla buona. E il lavoro sprecato più di tutti tanto sua casa, magari si ora su sciucono Vanic. E lasse lì. Su scessa casa, non è che. Tutti con lei. Non l'ha caputo. Un scafì, ora è lei. Tutta una volta. E un scafì. È così. Boh. Però secondo me usa la cicca. Faremmo cadere. Secondo me è perché se comunque, come si dice? Sordo un genne più, no? Perché si giutterà. Face, si giutterà, no? Allora tutti gli chiamano e come facciamo ora a fare cose, no? Durante la campagna elettorale dice come facciamo a fare cose? Allora tutti stanno ingalzando su Lenin, in maniera seria. Tu dici? Tutti con Lenin. Lo scafì ora è abbastanza una voce. È un scafì. E un giocorponente? Che è Domenica, no Domenica alla terra. Ma c'è Domenica che tutti con Lenin. Da quando c'è Domenica si vede ora è Lenin. C'è una volta. E un scafì. C'è una volta tutti. Vabbè. Ma me impazza là. Perché sembra cose per noi. Dopo, facito. Ah, sembra casa però se ne vanno. O domina accesa. Non è che. No, dire, eh? Boh, mi rendo disoccupato. Alla fine è per noi. E là, palla al slino. Prego, domani me ne prego. A voi la linea di studio. Ah, sembra casa però se ne vanno, vado in accesa, non è che. Vuono fare i protagonisti, vuono fare. Scusate, non è colpa mia, cioè non è. Nendo, non mi ascoltano più. Le mie azioni quelle, non mi ascoltano più. A voi la linea studio, id adesa la mia e io. Ad ogni piace. Ciao ragazzi, buona fortuna e forza Beppe Grillo, mi raccomando. Non siamo ipocriti. Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovate al consueto appuntamento con l'informazione di Canale 10. La crisi attuale è frutto delle scelte sbagliate dell'ENI, per cui l'ENI non può pensare di chiudere gli impianti esistenti senza favorire alternative di sviluppo, anche per favorire la crescita di altri settori produttivi come il turismo, l'agricoltura e il territorio. Sentiamo. Una piattaforma di rivendicazioni è quanto stabilito ieri sera al termine del Consiglio Comunale monotematico che stamattina il sindaco Angelo Fasulo, a nome dell'amministrazione comunale, ha riferito al prefetto in merito alla vicenda ENI. Vogliamo sapere cosa l'ENI ha intenzione di fare nei prossimi anni, vogliamo sapere gli investimenti, come si svilupperanno, gli investimenti, diciamo, in che modo, ma quando dico modo intendo dire importi e date, si realizzeranno e soprattutto vogliamo capire l'indirizzo
condotto che è sempre più la parte debole, l'anello debole della catena, come si troverà, perché non è permesso a nessuno, diciamo, non lo permetteremo sicuramente, di far pagare solo all'indotto il prezzo di una crisi industriale. Tutti con lei. Sulla vicenda Eni, l'eurodeputato del PD, Rosario Crocetta, non usa giri di parole, affonda i colpi. Sentiamo. La vicenda Eni continua a tenere banco in città. Ieri, come riferito nel servizio precedente, si è svolto un tribunale tematico. In aula era presente anche l'eurodeputato del PD, Rosario Crocetta. L'ex sindaco di Gela ha affondato i colpi contro il colosso industriale del cane a sei zampe. La città comincia a fare sentire bello ma non so i comuni di Gela, i comuni vicini, tutti insieme. Comincia a fare sentire con forza la loro voce, avviando una vertenza miliardaria di risarcimento danni nei confronti del territorio, e vediamo se Leni ancora continua a avere questa linea che non fa investimenti. L'eurodeputato del Partito Democratico ha chiesto che Leni intervenga fin da subito, accelerando sugli investimenti promessi. Leni intende avviare un ragionamento serio? Se Leni non intende avviare un ragionamento serio, allora la città faccia sentire la sua voce, intanto partecipando tutti in massa alla manifestazione di sabato, e poi cominciando una vertenza per risarcimenti miliardari che possano permettere alla città di riconvertire la sua economia, risanare il suo ambiente e soprattutto la salute dei cittadini. A voi l'ennesima linea studio, bastarda. Eni, senti Eni, perché non fai una cosa? Cioè io, se fossi io Eni, io facessi. Dai il lavoro a tutti, che secondo me prima sparagni e poi, cioè, è una lavata di faccia di quelle numero uno. Io fossi un padrone, non facessi. Poi tu fai come vuoi. Eni, a voi la linea studio, Eni, perché veramente questa volta la linea studio ce l'hai in pugno tu. Ciao Eni, ciao.